La città di Martina Franca è pronta a celebrare la festa patronale di San Martino e Santa Comasia, che si terrà dal 6 all'8 luglio. Tuttavia, quest'anno la festa sarà segnata dall'assenza delle tradizionali giostre, sempre simbolo di gioia e divertimento, a causa dei lavori di riqualificazione dello stadio del Pergolo. Abbiamo ipotizzato altre aree, un'area così grande, pubblica, per contenere tutte le attrazioni. Il sindaco Gianfranco Palmisano ha spiegato durante la conferenza stampa di presentazione delle iniziative previste nel cartellone della festa patronale che si è tenuta questa mattina a Palazzo Ruggeri, che nonostante gli sforzi per trovare soluzioni alternative, come l'installazione di un numero ridotto di giostre in piazza D'Angiò, gli operatori hanno rifiutato, preferendo non allestire attrazioni. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, cercando di andare incontro alle attrazioni, alle associazioni di categoria, alle attrazioni dello spettacolo viaggiante. Attendiamo, io credo che quest'anno i tempi tecnici ormai non ci siano più, anche perché purtroppo la posizione è sempre molto rigida loro, quindi o tutti o nessuno. Sindaco, tra le varie ipotesi è stato suggerito ai giostrai almeno di installare le attrazioni per i più piccoli in piazza D'Angiò? Sì, chiaramente tra le varie ipotesi è stato suggerito, oltre che una riduzione del numero, e quindi affidavamo a loro poi la selezione di chi e delle attrazioni che potevano montare, anche quella eventualmente di montare solo le giostre per i più piccoli. Chiaramente la risposta è sempre stata negativa, perché loro hanno degli equilibri loro che evidentemente sono più importanti rispetto anche a un business, perché capite bene, noi, il Consiglio Comunale e tutta l'amministrazione si è assunta la responsabilità di far tornare, seppur temporaneamente, le giostre in centro, e capite bene che questa non è stata una posizione semplice, anche perché per molti veniva vista come un ritorno al passato. Abbiamo spiegato che non era un ritorno al passato, perché le attrazioni dovevano essere in numero minore proprio per garantire le misure di sicurezza che in passato non c'erano. Io penso che più di quello che abbiamo fatto non si poteva fare. Don Peppino Montanaro, parroco della Basilica di San Martino, ha illustrato il programma delle celebrazioni religiose. Abbiamo voluto quest'anno invitare i parroci delle chiese matrici intitolate a San Martino, presenti qui in Puglia. Non sono tante, tantissime. In tutte sarebbero 5, compreso la nostra, di cui Apricena, Ginosa, Taviano, la nostra, sono chiese cattoliche, e c'è una chiesa ortodossa intitolata a San Martino, che si trova a Trani. Il Pope ha accettato il nostro invito e terrà domani sera una preghiera comune ecumenica insieme, proprio per poter esprimere chiaramente la volontà di condividere anche questo aspetto della fede. Ricordiamo, Don Peppino, gli appuntamenti di questo San Martino. Si comincia? Sabato sera c'è il corteo civico e poi l'offerta dei ceri in San Martino. E domenica abbiamo il pontificale, sarà presente Sua Eccellenza Monsignor Salvatore Ligorio, arcivescovo emerito di Potenza, Marsico Nuovo, e poi abbiamo la processione sabato, domenica sera, a partire dalle 19:30, e poi lunedì in Basilica abbiamo la festa con dei cori liturgici di 3 parrocchie, la nostra, Sacro Cuore di Taranto e Santa Maria Goretti di Crispiano. L'assessore alle attività Carlo Di Leonardo ha parlato del concerto che si terrà lunedì 8 luglio. Un lunedì particolarissimo e molto curioso, che unisce tradizione, innovazione e trasversalità. Le 3 parole chiave di questa bellissima serata che Renzo condurrà non soltanto con la banda della città di Martina Franca, ma con 7 artisti che garantiranno la soddisfazione dei gusti di un pubblico trasversale, perché appunto andiamo dalla musica elettronica al pop, alla musica tra virgolette quella più condivisa. Non a caso ci sarà, penso al nome di Diodato, Chiara Galiazzo, Roy Paci, tantissimi altri artisti che insieme a Renzo renderanno l'8 luglio una serata veramente indimenticabile. Quindi non mi resta che dare appuntamento a lunedì 8 luglio alle 21:30 in piazza 20 settembre. Nonostante l'assenza delle giostre, si prospetta comunque un San Martino entusiasmante, capace di soddisfare comunità e visitatori, con una ricca offerta di eventi religiosi e culturali.